Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Questo è il primo evento dell'anno 2018 incontro caffè radio TV web organizzato da me, Emiliano Babilonia. Testimonianze inedite delle vittime del controllo neurale, testimonianze inedite degli attacchi con le armi ad energie dirette ad onde convogliate. Si parlerà di UFO, alieni, astronavi e argilla, con ospiti, medici, ricercatori. Buon ascolto, amici. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo evento, Incontro Caffè. Siamo veramente tanti, un tavolo così non l'ho mai visto in uno di questi eventi e sono veramente contento di far partire insomma questo 2018 che inizierà. Diciamo in una sorta di benessere, di frequenze dell'amore, dell'armonia, perché ovviamente il 2017 è stato per qualcuno un po' una catastrofe. No, che cosa dicevi, Giampaolo? Siamo sempre sotto le frequenze di Marte, quindi Aggressivo, combattente. per poter vibrare una frequenza diversa ce ne vuole. Stanno dicendo che siamo ancora sotto le frequenze di Marte, che sono ancora un po' negative, diciamo. Allora, qui abbiamo oggi degli ospiti, ricercatori, conferenzieri, anche testimonianze vittime del controllo mentale. Adesso do la parola praticamente a tutte queste persone che incominceranno a spiegare, insomma, la loro esperienza. Però per primo voglio far parlare una ragazza perché tra un po' deve andare via e allora incomincerà a introdurre la sua esperienza e poi potrei fare anche delle domande alle persone che stanno qui all'interno di questo, evento. Buonasera a tutti, niente, volevo far presente che tuttora, a tutt'oggi io ancora ho questi attacchi da parte di persone invisibili che sicuramente sono persone umane e praticamente vengo attaccata a qualsiasi ora, anche durante le varie notti. Sì. Vengo attaccata anche durante la notte e mi parlano in continuazione di cose sia mie private, cioè in qualsiasi momento, anche magari durante il giorno che sto facendo la doccia, loro mi parlano. Quindi questo significa che loro non ti lasciano nella privacy, cioè loro in qualsiasi momento ti guardano sicuramente. Allora volevo sapere se anche a voi succede la stessa cosa. Ho qui vicino un altro ragazzo che viene anche lui disturbato da queste voci. Volevo sapere se anche a lui in qualsiasi orario, in qualsiasi ora viene attaccato oppure ha degli orari particolari. No, 24 ore su 24, esattamente come la radio, no? La radio, se tu accendi la radio di notte, se tu accendi la radio di notte, praticamente funziona, cioè non è che non si sente niente. La radio in automatico di notte funziona perché appunto tramite un apparato automatico, insomma, funziona a mandare le canzoni, eccetera, eccetera. E esattamente la stessa cosa per noi, insomma, è come che se avessimo la radio dentro la testa. Ho visto appunto un video di Emiliano che parlava di un signore inglese appunto che parlava appunto della radio nella testa, e esattamente come noi, insomma, 24 ore su 24 sentiamo le voci nella testa che ci ammazzano, ci torturano e poi aumentano anche il volume, no? Sì, è vero. Aumentano il volume della voce. Proprio l'altro sabato praticamente stavo proprio impazzendo perché mi stava scoppiando la testa in quanto avevano aumentato il volume ed ero pure riuscito. Aumentano le frequenze se ti avvicini al PC, al televisore, o se Sì, hai il a phone tutte acceso, o se metti giù il sifone, o se adoperi l'acqua. Cioè loro quando c'è corrente o corrente elettrica comunque Sì. Infatti è girato aumentano. comunque Esatto, l'elettromagnetismo sì. che aumenta appunto che aumenta questo elettromagnetismo, che aumenta appunto queste voci nella testa. Per quanto mi riguarda, io sono convinto che anche mi hanno piazzato delle cose nel mio corpo, in quanto che siano microchip o qualcos'altro, insomma, non lo so. Comunque a me è successo nel 2010 che praticamente mi hanno
mi hanno narcotizzato e qualcosa mi hanno fatto, insomma, qualcosa, perché fino a quel momento, fino all'estate del 2010, agosto del 2010, li sentivo in casa, da quel momento in poi anche fuori casa, e quindi non so che mi hanno fatto, ma sicuramente quella cosa che mi hanno narcotizzato di notte a me e alla mia famiglia è successo, ecco, su questo non c'è dubbio. Anche a me è successo che mi addormentavano e subito dopo, diciamo dopo qualche mese, ho avuto io, anche io, queste voci in testa, sia internamente al corpo che esternamente. Quindi probabilmente dovrà essere un qualcosa, diciamo, che è comune a noi tutti uditori di voci, che evidentemente prima ci narcotizzano, ci fanno ingerire qualche cosa e sì, poi da questo farmaco sicuramente sono connessi a noi. Esatto, sì. Sono connessi, è come se noi sentissimo, è come se noi sentissimo le voci dopo aver ingerito qualcosa. Esattamente. Sì, scusa. Sì, in effetti pensavo che non è detto che sia appunto queste cose che ci hanno applicato loro siano nella testa, ma potrebbero essere anche nello stomaco. Sono dei professionisti, sono dei professionisti della tortura, sono mostri disumani che appunto ci hanno preso per cavi e che prima negli anni 50 saranno gli animali e poi hanno iniziato con gli esseri umani. Infatti proprio negli Stati Uniti già negli anni 70 si parlava di questa tortura terribile e che volevano farla chiudere, così l'hanno fatta ufficialmente, ma poi in realtà è andata avanti segretamente, e adesso qui in Italia, diciamo, da una ventina di anni o anche 30, insomma, ci sono tante vittime di questa tortura maledetta, ecco. Scusa, una domanda. Senti i gusti dei cibi? I gusti del cibo lo senti? Lo sentiti? Sì. Per esempio quello che mangiate? Sì, grazie. Allora, no, voglio rispondere però alla signora. Quando alcune vittime vengono attaccate con determinate frequenze e gli creano una sorta di anestesia, non sentono manco più i gusti, e molte volte queste persone sentono dei sapori o degli odori che non sono i loro, gli fanno sentire l'odore dello zolfo, l'odore di profumi che non sono i nostri, loro li inducono, li immettono proprio attraverso determinate frequenze per creare proprio queste sensazioni. Mettiamo il caso che vogliono far credere che una persona è posseduta dal diavolo, loro gli fanno sentire lo zolfo, come è successo ad altre vittime che sentivano l'odore dello zolfo e credevano che erano posseduti dal diavolo durante la notte, ma in realtà non era così, però loro si sentivano toccare, si sentivano come se qualcuno li stava praticamente palpeggiando, come è successo anche alla nostra amica qui, che sì, abbiamo la testimonianza diretta. Sì, anche a me succede che loro toccano il corpo, mi inducono il dolore alla tiroide, che ne so, oggi alla tiroide, il giorno dopo alle ginocchia, poi come se mi sentissi il polpaccio toccato, oppure addirittura una specie di, non so se qualcuno ha presente le TENS, quando si va a fare la TENS in fisioterapia, no? Ecco, ti sparano quella specie di frequenza addosso per tutto il corpo, quindi a distanza loro hanno la possibilità di toccarti, addirittura non dico di spostare, però di farti sentire dei rumori che in realtà sono inesistenti dentro casa. O addirittura hanno la possibilità di staccare una cosa materiale, che ne so, ma io l'altro giorno avevo un oggetto in mano, ci ho sentito proprio il rumore, che hanno staccato la parte che stava sul retro, cioè io la stavo guardando, ho sentito, vado a vedere, infatti avevano staccato la parte del retro di questo oggetto. Questo loro lo fanno, secondo me, per comunicarci che loro hanno anche questo potere, per due principali motivi. Uno, per indurci paura, e poi anche per metterci un po' di stupore, come per dire mamma mia che potere che hanno questi. E quindi loro, è una sorta di voler ostentare questo loro potere, tra virgolette. Non so se a te succede la stessa cosa. Ma a me succede che praticamente, oltre alle voci, è successo che ho avuto proprio scosse elettriche,
scosse elettriche, e una volta di notte è successo che proprio mi hanno alzato il volume della voce in modo terribile, praticamente mi hanno fatto saltare sul letto, e poi in continuazione queste voci, insomma, che appunto il volume varia, insomma, perché di solito è basso. Per esempio ho capito che nel fine settimana lo alzano anche il volume. Me l'ha fatto notare un'altra persona che insomma ho conosciuto, che abita vicino a me, e anche insomma anche lei prende a questa tortura 24 ore su 24. E... allora abbiamo una ragazza che sta andando via, vi saluta. Vi saluto tutti quanti, grazie per il seguito che ci date. Ok, avevamo una domanda di una signora, se non sbaglio. Io volevo sapere, quando lei stava parlando sia a lui, ma succede in sogno o sono veramente svegli? No, si sente in qualsiasi orario, si sentono le voci all'interno della testa e si sentono mentre sono svegli, e anche durante il sogno si sente questa cosa. Puoi spiegare te questa cosa bene alla signora? No, questo non è in sogno, e purtroppo succede 24 ore su 24 delle voci. Purtroppo quando appunto siamo da soli, in silenzio, è una tortura terribile, tremenda, tant'è vero che io sono costretto a dormire, cioè sono costretto a stare con la musica 24, con la musica e con la TV accesa 24 ore su 24, altrimenti comunque sentirei questa voce, che queste urla, praticamente talvolta sono proprio urla, non voci, che sono tremendi, insomma, e quindi veramente non lavora nessuno. Tempo che stai così? Dal 2009, dal febbraio. Sei stato in un posto in particolare quando hai cominciato? No. Senza nessun preavviso è venuto? Senza nessun preavviso ho cominciato a questa voce. Ecco, ok. Già l'ho fatta. Ok, lo rifaccio comunque. Lo rifaccio la domanda. Ho chiesto se lui, quando era incominciato, e anche... non solo quando era incominciato, ma sapere se era successo un qualcosa in particolare, ma lui dice di no. No, niente di particolare, dal 2009, insomma, che sono queste cose, sono sempre insulti, terribili, insomma. E io tra l'altro ho visto anche altre persone, addirittura una persona che dice senti una voce parlare di Vittorio Emanuele, dei Savoia. Quindi ognuno di noi ha una tortura personalizzata sulla persona, è fatta apposta, insomma. Siamo cavi umani, di questi mostri disumani che dovrebbero essere condannati a morte, dovrebbero avere un giusto processo, cioè torturarli, questo sarebbe il giusto processo, torturarli veramente in modo atroce e poi condannare a morte, perché questi non sono esseri umani, sono mostri disumani. Allora, ci abbiamo anche un'altra esperienza di una persona. Un'esperienza di una mia carissima amica, di una nostra amica, e in effetti io rimango allibito, perché le esperienze che sto ascoltando in parallelo praticamente sono le stesse, cioè rimango veramente esterrefatto, perché l'ascolto fino adesso mi sembra di stare a parlare con questa ragazza, cioè voci... turpiloqui a livello mentale e poi anche a livello fisico, cioè lo stomaco, ho sentito parlare di stomaco, lei accusa anche la testa, come se nella testa ci fosse una spaccatura, cioè come se gli si aprisse realmente la testa, e questo chiaramente gli porta a un dolore che non è solo fisico, ma diventa anche psicologico. Cioè, adesso è uscita da poco da una clinica dove l'hanno rimpinzata di farmaci, è semi addormentata, e prima di venire qui gli ho telefonato per dirgli che stavo cercando di capire se c'era motivo di rincontrarci con le persone che sono qui per condividere questa esperienza, la sua esperienza. E infatti mi ha detto, dice, sì, guarda, vedi se è possibile, perché
oltre il fatto, il piacere di trovare altre persone che sono così nella mia condizione, chiaramente trovare eventualmente una possibilità di uscita da una situazione del genere, perché secondo me è importante questo. Certo, ma trovare la soluzione. Cioè, discutere certamente fra di noi, ma trovare la soluzione a questa tortura maledetta, a questa tortura mostruosa. Ecco, il fatto di che lui l'ha chiamato tortura ha un significato, secondo me. Cioè, chi è che è torturato? In effetti, no, dai condizionamenti anche dei film. Cioè, la tortura è fatta agli schiavi. Noi ci dobbiamo accorgere sempre di più con la nostra consapevolezza che siamo in uno stato di schiavitù. Noi ben poche cose possiamo a livello di libertà personale della propria essenza. Quindi noi dobbiamo cominciare a fare tutti una ricerca verso questa direzione, cioè consapevolezza a tutti i livelli, a tutti i costi, perché chiaramente è quello che viviamo, quello che vediamo anche, sono ologrammi, cioè l'occhio riceve solo quello che può vedere, e questo per me è fondamentale, insomma, capire questo è fondamentale. Vuol dire che è tutta un'illusione nel vero senso della parola. Infatti noi viviamo in un mondo che è una realtà virtuale, praticamente come nel film Matrix o un Truman Show. Loro ci fanno vedere solo quello che noi praticamente possiamo vedere, oppure quello che riusciamo a capire o ad immaginare. Però chi opera con queste tecnologie conosce le debolezze del cervello umano e le nostre frequenze e ricrea una mappatura cerebrale distorta. Creando la mappatura cerebrale distorta ci manovrano come loro vogliono, perché se sanno che la frequenza dei 5 Hz crea un tipo di patologia, loro la inducono sulla popolazione, e chi è più sensibile a questi tipi di frequenze viene attaccato da questi sistemi. E che cosa succede? Che praticamente c'è la popolazione inerme che ignara subisce questi attacchi e queste manipolazioni, e questo è un grosso problema per chi deve analizzare queste determinate frequenze, perché noi non possiamo vivere all'interno di una gabbia di Faraday o vivere all'interno di un bunker per proteggerci da queste frequenze, ma loro vogliono proprio questo. Perché la sperimentazione sulle masse non è il fatto di far sentire una frequenza su una persona, loro lo fanno sentire su 10.000 persone, poi pilotano il cervello, manovrano il cervello per vedere se le persone sono in grado di capire quello che gli stanno facendo. E lì è il loro gioco, farci sembrare subito malati di mente, schizofrenici, pazzi, bipolari, con manie di persecuzione, ma in realtà non è così, è un attacco proprio neurale, è come se noi viviamo in un campo di concentramento a cielo aperto. Loro sparano le frequenze e purtroppo il nostro errore, che in realtà non è un errore, il microchip ce l'abbiamo dentro tutti i telefonini, è questo che ci spia 24 ore su 24 nella televisione. Allora io vi dico questa cosa, un mio amico lavora per un'assistenza di una casa televisiva, allora lui ripara i televisori di ultima generazione, nelle istruzioni del televisore non ci sono i microfoni. Nel televisore, lui smonta il televisore, ci sono due microfoni, uno da una parte e uno dall'altra. Dice: scusa, ma com'è possibile? Io sulle istruzioni non ce l'ho. E fatalità, il televisore si collega sia col wireless e si collega alla rete direttamente con il cavo. Ha detto: scusa, ma com'è possibile? Ma se io inserisco Skype, cioè scarico un'applicazione all'interno del televisore, non funziona. Lo puoi attaccare al computer, ma per parlare tramite Skype devi acquistare una console per comunicare con le persone e per ascoltare. Dice: allora com'è possibile che c'è all'interno dei microfoni? Perché loro spiano la popolazione, le masse, attraverso un'analisi che viene effettuata attraverso la biometria vocale, cioè loro analizzano le nostre frequenze del timbro vocale, come quel programmino che viene utilizzato per per riconoscere le canzoni. Shazam. Il loro sistema riconosce il nostro timbro vocale. Io ho cercato per giorni interi un programma che doveva fare la stessa identica cosa, non esiste. A livello pubblico non esiste un programma del genere, però Shazam esiste, praticamente fa questa cosa. Chi vuole fare qualche domanda? Vogliamo dire alcune soluzioni? No, dai, parla, dai.
Allora, io ho, sono da tanti anni che studio le soluzioni per qualunque problema. E, si devo alzare la voce. Allora, io sono degli anni, dal 2012, che mi sono trovata per sincronicità a raccogliere e divulgare soluzioni a risonanza positiva, cioè soluzioni di nuova concezione. Mentre le soluzioni un tempo erano quelle a effetto collaterale, oggi invece abbiamo veramente moltissime soluzioni a risonanza positiva. Ora, questo cyber war, come viene chiamato in gergo militare, si sa che da già decine di anni sono esperimenti che stanno facendo per chiaramente manipolare le popolazioni e tutto quanto il resto, un po' in tutto il mondo. Con questa guerra si può distruggere un paese senza distruggere monumenti, senza buttare bombe, quindi salvando i monumenti, però il paese si distrugge perché la gente si deprime, si suicida, uccide, eccetera, eccetera. Dunque questa è una specie di guerra, e per il momento forse a livello più di sperimentazione, e però sta sempre diventando più sofisticata. Dunque le soluzioni possono essere molteplici, è che non le abbiamo molto sperimentate, nel senso che le abbiamo, siamo sicuri che funzionano, però dobbiamo anche poi provarle, nel senso bisogna capire ognuno come reagisce a che cosa. Quindi praticamente tra le tante soluzioni c'è qua lui che ne ha alcune e poi magari vi parlerà. E ieri sono stata al convegno di radionica, c'è questo Spooky 2 che è uno strumento radionico molto versatile e che lavora sulle frequenze, quindi potrebbe essere una cosa giusta. Io lavoro con una specie di argilla che è molto potente, più potente, molto potenziata rispetto alle argille conosciute, e che raccoglie che aggrega i metalli pesanti, purifica il corpo, e sia dai cibi che da tutto quanto quello che è l'inquinamento intorno a noi, e anche quello potrebbe essere una soluzione. Cioè lo pensiamo, poi chiaramente chiunque vuole provare, se avranno dei problemi si proveranno vari tipi di soluzioni. Franco, vuoi dire qualche cosa sulle soluzioni? Perché lui lavora con degli oggetti cui danno delle frequenze, informano degli oggetti con delle frequenze, e quindi potrà spiegare qualche cosa. 10 centimetri, comunque ho finito. Abbiamo le soluzioni, e tra l'altro, scusate, allora vado avanti perché dico un'altra cosa. Adesso certamente salvare delle persone che sono torturate da tanti anni è importantissimo, però in generale tutto quanto il paese è un po' addormentato in questo momento, le cose vanno male, le cose vanno storte, non è solamente la mala politica, ma è tutta una serie di motivi. Quindi diciamo che adesso trovare una soluzione a livello globale è urgente, e quindi bisognerebbe provarle su di sé, divulgarle, parlarne, eccetera, eccetera, perché questo è un tempo in cui o te levi, questo è un momento in cui se continuiamo a stare nella rabbia e nella impotenza, soccombiamo, diciamo. Anche la rabbia ci fa soccombere, la rabbia è il primo modo per essere impotenti al nostro vero potere, e quindi in questo momento la grande opportunità è cercare di restare nella gioia nonostante tutto, a prescindere da tutto, e trovare la fiducia e cercare di vedere che le soluzioni ci sono. Tra l'altro c'è una signora che è venuta una volta qui alla riunione del CIR, che è una musicista, e lei ha scoperto alcune musiche che disattivano questi danni di queste frequenze, perché lei, essendo un orecchio molto sensibile, si accorgeva di questo cambio di frequenza, e di conseguenza si è accorta di alcune musiche che possono disattivare questi attacchi. Quindi diciamo che le opzioni di prova, di sperimentazione, sono moltissime. Una è sicura, perché lei ha detto che si è accorta di questo, quindi al limite uno si fa dire quelle musiche sono, e si manda, insomma, e si prova, poi bisogna vedere, però ne abbiamo tantissime. Quindi adesso ripasso Emiliano, che è anche il suo compleanno, quindi un bel applauso per Emiliano. Bravo Emiliano. Però io non lo volevo dire questo, sennò la gente non veniva. Purtroppo io l'avevo cancellato, qualcosa me l'hanno manovrato, me l'hanno. Ah, non è che ve lo prendete quello è un regalo importante. Non sapevo
Allora, io non so se avete notato, ma qui stiamo diventando sempre di più, quindi questa è una bella cosa. Quindi già il 15 del prossimo mese, cioè nel prossimo mese già ne creeremo un altro evento. Ovviamente se sì, ma siccome stiamo diventando sempre di più, quindi dovremmo trovare proprio un locale apposito per fare. Siamo andati a vederlo un locale che potrebbe andare bene per quello che facciamo noi. Possiamo essere una sala privata senza musica, perché ovviamente. Sì, perché. Infatti ci avevo pensato a questa cosa, perché se diventiamo tanti dopo diventa un casino. Infatti se stavamo al locale quello a Trastevere non lo potevamo fare questa cosa, perché prendevamo tutta la sala. Allora, chi voleva dire qualcosa? Vogliamo cambiare l'argomento o vogliamo inserire sempre l'argomento anche con il fatto degli alieni, adduzioni aliene, eventuali impianti? Parliamo anche di questo, perché è una cosa importante, e dopo facciamo parlare le altre persone che sono venute e parleranno praticamente del controllo mentale dell'MK Ultra, perché noi oggi dobbiamo parlare anche di alcune soluzioni che il Centro Italiano Ricerche, adesso ha uno studio di avvocati. Il mio gruppo Vittime del Controllo Neurale si è unito al Centro Italiano Ricerche per aiutare le vittime del controllo mentale. In più ci abbiamo anche un'altra persona che si è unita con la sua associazione all'interno del Centro Italiano Ricerche, perché così più siamo e più abbiamo determinati settori specifici per poter operare nel fare determinate cose, oppure nel fare le ricerche, le analisi o trovare soluzioni, perché purtroppo non è facile oggi come oggi trovare soluzioni scientifiche attraverso tutti questi queste tecnologie che stanno uscendo di ultima generazione. E poi servirebbero strumentazioni professionali per poter fare determinate analisi e fare determinate ricerche. Adesso lascio la parola a un'altra nostra amica che è venuta qui a parlare proprio della sua esperienza, e parlerà anche sia oltre del controllo mentale, ma si parlerà anche di alieni, si parlerà anche di altre cose, della sua esperienza personale. Allora, io sono Gantonetti Tiziana e la mia storia è iniziata tutta su un sogno di un'astronave gigante che aveva delle piramidi a finestra. Fatto sta che a un certo punto mi sono trovata per 3 giorni in uno stato di trance. E che è successo? In quel momento io non avevo dato peso alla cosa e piano piano ho cominciato a sentire una voce e ho cominciato a disegnare delle pietre e delle astronavi. Ma la cosa non si è fermata qua. Dopo un po' di tempo sono stata bloccata, ma questi blocchi io già li avevo da bambina, e non riuscivo a svegliarmi, ero terrorizzata, impaurita, ero bloccata, come se mi avessero iniettato qualche cosa. Mi sono svegliata, una mattina ho trovato una ferita sulla parte destra aperta e poi ho sentito delle voci, proprio delle, come se mi stessero facendo qualcosa. Ero terrorizzata, mi volevo svegliare e non ci riuscivo. Eppure lì poi logicamente pensavo che era un incubo. Dopo un po' di tempo, suonando una campana, è comparso un alieno. Sì, un alieno è comparso. No, in questa campana si vede proprio la luce. Fatto sta che dopo un po' di tempo il mio divano era completamente rosso, era blu, non riuscivo a capire. Ho cominciato a fare delle teste grigie, delle pietre colorate particolari con tutti i segni sulla fronte. Dopodiché, più avanti, io ho cominciato a sentire una presenza che mi diceva che dovevo fare delle pietre blu, completamente blu. E vedevo blu. Mi sono ritrovata anche le pareti di casa, che non avevo scelto io il colore, ma addirittura il mio, diciamo, operaio. A un certo punto, una mattina io accendo il cellulare, ma senza aver digitato la ricerca, e vedo un essere blu. E mi dice: noi non siamo i grigi, siamo gli arturiani. Io vi premetto che non ho mai sentito parlare di questi alieni, non conoscevo questo mondo. Fatto sta che ho cominciato a fare questi, avevo già scelto dei colori blu, avevo scelto delle figure blu, e a un certo punto loro mentre accendo il cellulare mi dice: noi non siamo i grigi, siamo gli arturiani. Ma non avevo digitato, ho visto questa figura blu bellissima che mi ha scioccato per la loro bellezza. E poi ho cominciato ad andarmi a informare, perché non riuscivo a capire perché da un po' di tempo tutti i miei alieni che io disegnavo grigi erano diventati azzurri. Proprio azzurri.
E da lì poi piano piano sono successe varie cose, mi sono ritrovata a una trasmissione televisiva, a Nemo, e basta, poi mi sono fermata un attimo, però da quella cicatrice della parte destra io ho avuto sempre dei problemi anche fisici, ho cominciato ad avere un problema all'occhio, ho cominciato ad avere dei dolori sul braccio destro, tutta la parte destra mi si è gonfiato il piede dove io avevo avuto questa cicatrice. Però non ho approfondito, mi sono fermata a questi alieni e me li sono poi andati a vedere, a studiare, ma io non sapevo che c'era sto pianeta che si chiama Arturo, che loro comunicano con i delfini, che loro sono attratti da Limmano Pane Umme, che è la musica dei tibetani, e ho ricollegato poi la campana dove mi è comparsa questa entità che si vede proprio. Il problema è che la cosa più strana è che non mi ero accorta che il mio divano rosso era blu. Se ne è accorto un amico mio che fa l'architetto, che mi ha detto: guarda che questo divano è blu. Perciò io da lì ho capito che questi erano gli arturiani. Costellazione di Bozzo. Costellazione di Arturo, non lo so, se non... Sì, una cosa del genere, vabbè. Comunque questa è la mia esperienza. Mi hanno dato delle indicazioni perché ho fatto vari sogni che mo non è che li posso raccontare tutti. Il penultimo sogno che ho fatto era un'astronave bianca con tutti i rombi, tutte forme geometriche, pure lì mi sono sentita 3 giorni un po' rimbambita. C'erano questi alieni che non avevano bocca e naso, comunicavano con la mente, mi hanno bloccato sulla poltrona, sempre terrorizzata, ma una paura tremenda, e mi hanno detto: che cosa volete? Io gli dicevo, loro mi dicevano: la Terra è in pericolo, non c'è più il tempo. Queste sono le parole: la Terra è in un grosso pericolo, non c'è più il tempo. E tu che devi fare per salvare la Terra in pericolo? Non lo so. Allora, i 5 elementi, ritornare, non lo so, non lo so, non sono, non posso capire. Il questo esattamente 5-6 mesi fa. E l'ho pure disegnati, erano tutte bar. Sì, lei lo sa perché poi lei è amica mia. Ok, grazie. Scusi, e la sua vita quotidiana come lo vive? Dorme, mangia? La mia vita quotidiana è bellissima. La mia vita quotidiana sì, è vissuta con i mantra. Io uso molto, a casa mia non si fuma, l'alimentazione è molto sana. Io amo molto le aiuole, da un po' di tempo le sistemo, le pulisco e metto tutte le mie pietre, e all'inizio le rubavano, adesso non le toccano più e ognuno che viene le fotografa. Ho delle aiuole bellissime, che poi l'hai viste tu, no? Sì. O che fiori, scusa? Fiori, di tutti i fiori che mi capitano, quelli che trovo. Sì, sono una master ayurvedica yoga. Però la notte dorme bene? Benissimo. No, bene, bene. No, dormo bene fino a che non ho questi blocchi, perché quando ho questi blocchi mi sveglio, ma non mi voglio più addormentare perché sono terrorizzato. Ho questo blocco di paura che mi fa come se mi fanno qualcosa, mi voglio svegliare, ma è come se il mio corpo è paralizzato. Sono paralizzata. Sì, comunque diciamo che non stanno dando aiuto, stanno soltanto dando avvertimenti. Avvertimenti? Però i colori, che cosa c'entrano loro con i colori? Forse i colori possono essere vibrazioni di colore. Sì. Anche l'astronave che mi sogno sono tutte colorate, e soprattutto i colori della cromoterapia, i rombi, le figure geometriche che io vedo. L'ultima astronave va tutte figure geometriche che cambiavano colore e suonavano. Ci sono altre domande più specifiche su questo argomento o passiamo sempre con le testimonianze del controllo mentale? No? Nessuno? Allora, abbiamo una ragazza che è venuta appositamente per parlare di questo argomento del controllo mentale. Scusate, allargate poco per passare. No, è venuta da fuori Roma per parlare proprio di queste argomentazioni. Prego. Buonasera signori, io mi chiamo Katia. Posso sedermi un attimo? Sto più comoda. Penso che... Ecco, vai. Grazie. Alza un po' la voce così ti sentono. Io vengo da Perugia e c'è con me un mio amico, anche lui risiede in provincia di Perugia. E, che dire, sono circa 10 anni che sto sotto controllo neurale satellitare.
un'esperienza che molto probabilmente molti di voi conoscono, è devastante da tutti i punti di vista, dal punto di vista dello spirito, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista proprio fisico. E niente, praticamente sto facendo denuncia su denuncia, conosco Emiliano da diversi anni, ci sentiamo spesso per telefono, ci siamo visti, ho iniziato a fare denunce da prima a Perugia in procura e poi quando ho visto che comunque non ne trovo beneficio, perché è evidente che non me le hanno staccate queste torture psicotroniche, ho iniziato insomma a spaziare anche altre procure, Direzione Nazionale Antimafia, Procura di Ancona, Procura di Chieti, Procura di Firenze, eccetera eccetera. Sono quasi sicura al 100% che dipendono, sono tecnologie, come molti di voi sapranno, segrete, ma non tanto, nel senso che comunque sono state denunciate da tanti cittadini, internet è pieno, Emiliano sta facendo un lavoro molto buono a raccogliere, diciamo, testimonianze e viceversa anche informare i cittadini, la gente, no? Rispetto a questa tortura, a queste pratiche crudeli. In realtà sono tecnologie a scopo investigativo. Però l'altro lato della medaglia è che appunto servono, sono tecnologie, diciamo, militari, e quindi oltre a essere usate su civili a scopo investigativo, eccetera, eccetera, servono proprio per eliminare nemici e quindi torturare. Paese democratico questo, qui la guerra non ci sta, la guerra la stanno facendo loro, e è evidente che mi sento insomma di dare la mia testimonianza, è devastante. E vengono torturati centinaia e centinaia di cittadini, non si sa perché, se a scopo non lo so, che dire, se militare, sono esperimenti parati insomma investigativi, io penso proprio che dipendano da forze dell'ordine, servizi segreti occulti, forze dell'ordine deviate, dipendono da ciò. E niente, sono stata tanto male, sto tuttora tanto male. Ieri io sono sveglia da circa 30 ore, non ho dormito niente, ho dormito solo un'ora e mezza, sono venuta apposta perché penso che è giusto così. Non ho dormito neanche io questa notte perché le frequenze erano alte e il surriscaldamento era molto alto, perché creano destabilizzazioni proprio alle persone che cercano di venire nei gruppi e di aiutare le persone. Pensate che io ho sentito delle voci nella testa che mi dicono di non aiutare le vittime del controllo mentale. Ho detto: allora non le devo aiutare, allora creiamo l'associazione. Non vogliono che creo l'associazione, mi unisca alle associazioni e creiamo gli avvocati e li mettiamo dentro l'associazione, perché hanno diritto queste persone di vivere la loro vita, non di vivere da schiavi o di vivere da cavie umane, ma come molte altre persone, ce ne sono centinaia. Se voi vedete la mia email, io l'apro, mi arrivano dalle 10 alle 15 email d'aiuto, persone che dicono: sono disperata, non so come fare. Anche io aiuto tanti anni fa, non mi aveva parlato di te, ma non mi ha risposto perché appunto non permetto, la mia amica. Ah, sì, me l'avevi detto. Faccio finire la ragazza e dopo partono le domande, così la ragazza vi può rispondere. E niente, ecco, ho iniziato a fare delle denunce, spero che qualcuno ci aiuti. Non so chi di voi ha avuto questa esperienza, vabbè, diciamo, l'esperienza in sé per sé racchiude diversi livelli di tortura, come molti di voi sapranno. Fisica, quindi attraverso microonde convogliate di energia diretta, bruciano organi, bruciano i polmoni, i reni, uso dei mal di denti atroci, guance 4 volte più grandi del normale, infezione alla testa, mal di testa, mal di stomaco e quant'altro. Acufeni, telepatia artificiale, con parole ripetibili, indicibili, insulti, ingiurie a tutti i livelli. Vabbè, a livello per una donna, per un uomo in generale una persona è devastante, per una donna è devastante 2 volte. E detto questo, insomma, sto cercando aiuto, sto molto male, diciamo, è devastante perché poi non ti può aiutare nessuno, nel senso che ci sono dei testimoni, delle persone che, no, ti possono testimoniare anche a livello di un eventuale procedimento giudiziario o querela. Ci può essere, insomma, con un tuo amico, una persona, un passante, un testimone, se qualcuno ti fa del male, se qualcuno ti molesta, testimone, invece non si vede niente, sono invisibili. Oltre che sono invisibili, sono ancora non più tanto ma segrete queste tecnologie, e in più in realtà penso che chi dovrebbe aiutarti in realtà le usa contro di te a livello devastante, insomma, in maniera molto selvaggia. E non so chi di voi ha questa esperienza, Emiliane. Difesa in questo... aspetta, allora. Parlate, aspetta, scusate. Sì. No, volevo solo chiedere come ti sei difesa in questo periodo. Ma io in realtà
fatto un'esperienza un po' singolare, nel senso che mi sono difesa solo ultimamente da un annetto e mezzo, quando ho iniziato a mandare denunce in procura. Prima l'ho fatto attraverso mia madre e anche attraverso me, ma non ha segnalato proprio la tecnologia segreta in sé per sé, ora ho dichiarato proprio tutto. Nel senso, abbiamo segnalato abusi, che ne so, violazione della privacy, cose in maniera molto più generica. Vuoi dire anche che siete attaccati entrambi? Ah sì, sì, c'è anche mia madre. Sentite che cosa fanno, non è che attaccano un singolo individuo, ne attaccano due dentro uno stesso appartamento, come succede a tante altre vittime che mi contattano. Sì, ascoltate, sentite, alzi un po' la voce. Sì, che mi ha chiesto la signora? Dopo, le domande dopo. Spiega quello che stavi dicendo. No, non ho sentito, chi è che ha detto qualcosa? Non ho capito. Qualcuno ha domandato qualcosa? Vogliono sentire la tua testimonianza. Ah, la mamma, la mamma sta tanto male, anche lei è stata attaccata con queste armi ad energia diretta. Io sono attaccata ufficialmente dal 2010. Voci nella testa, cosiddetta telepatia artificiale, la denunciano insomma da tutto il mondo, Brasile, Giappone, Italia, molte persone, centinaia e centinaia di persone ovunque. Voci nella testa, microonde in tutti gli organi, anche vitali, cuore e testa, che è devastante, insomma basta un attimo per andarsene. E poi insulti di tutti i tipi, nella testa, di continuo, di tutti i colori, di tutti i tipi. Anche mia madre ha più o meno lo stesso trattamento, un po' più leggero, e dal 2010 che sono sotto telepatia artificiale, sono stata tanto male, ho studiato con questo tipo di trattamento. Sono stata malissimo. Mi hanno fatto andare in un ospedale per vari motivi, ma più di una volta mi sono dovuta rivolgere a diversi medici per brevi periodi. Ho cercato un supporto tramite un medico, evidente che non ho trovato, perché non è una malattia, bensì è una tortura. Dunque, detto ciò, piano piano ho cercato di fare denunce, dapprima in maniera molto più generica, poi quando ho capito ero più cognitiva, in maniera molto più specifica, sto aspettando che qualcuno ci aiuti, stiamo molto male. Detto questo, mi sono difesa, che dentro casa mi sono disperata, ho fatto finta di niente, tante le volte mi sono strappata anche i capelli, fuori da casa mi sono asciugata le lacrime, mi sono fatto la doccia, mi sono lavata, sono andata al lavoro, ho studiato, ho lavorato, ho frequentato gli amici, quello che potevo fare, ho fatto la mia vita da persona dignitosa. Più di questo non posso fare, è evidente che stiamo aspettando, insomma, che qualcuno ci aiuti. Che c'è una laurea. Ah sì sì, sono laureata con quasi il massimo dei voti, non faccio il lavoro per cui ho studiato, comunque lavoro, guadagno 1.200-1.300 euro al mese, sono un cittadino dignitoso. Vi rendete conto che le vittime sono laureate, persone intelligenti, loro studiano dalle nostre soluzioni, loro quello fanno, loro ci prendono da cavia e ci dicono vediamo come risolvere il problema alla cavia alla vittima, perché lei, essendo una persona laureata che studia determinate cose, l'hanno attaccata proprio apposta, e quando non sono riusciti più a attaccare a lei sono andati dai parenti. Fanno dei giochi, certo. Paolo Ferraro, io so solo che a me, a parte la tortura insomma su di me, che comunque è devastante, ma è una percezione mia individuale, poi chi ci ha passato la conosce bene, insomma, questa tortura. Non penso che sono l'unica che è qua oggi, insomma, per parlare e raccontare e raccogliere al contempo informazioni su questa pratica crudele. Giochi sociali, stalking sociale, target individual. Sono state coinvolte amici miei, amiche mie, datore di lavoro eventualmente, ma non ho le prove, queste sono percezioni mie, giochini insomma stupidi che mettono in soggezione comunque le persone, no? Perché ti senti una persona poretta contro tutti. Qualcuno può fare qualche domanda? Volevo sapere cosa ti dicono in particolare queste voci, che a te può fare anche più male, che ti può fare più male, oppure cioè, se ci racconti un qualcosa, se vuoi, che ci testimonia. Insulti a livello, insulti soprattutto sessuali, parolacce, come persona, come donna, ti demoliscono proprio come persona, psicologicamente non capisce niente di qua, della parola, insomma, precostituite, parole già preconfezionate rispetto al genere femminile, soprattutto fanno leva su queste parole perché cercano di distruggerti dal punto di vista psicologico, quindi cercano di allontanarti, di emarginarti, di farti sentire inutile, e quindi dunque
questo è il meccanismo, fare leva dal punto di vista psicologico su quelle che possono essere le debolezze della psiche della persona, quello che sentono, anche piccolezze diventano, no anche ognuno di noi è un piccolo segreto, cose imbarazzanti, la privacy, la mente è una cosa molto 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 intima, dunque fanno leva su quello, anche sciocchezze diventano oggetto di derisione, di screditamento, di allontanamento, ti sfottano di continuo, ti provocano, non ti danno respiro nella testa, proprio ti soffocano con una telepatia artificiale, non riesci neanche a parlare, non solo a pensare, tremenda, speriamo che qualcuno ci aiuti. Qualcuno che vuole fare qualche domanda? Io solamente ho ascoltato solo delle persone che sentono delle voci e che vengono maltrattate, specialmente con parole. Io vorrei sapere, ma altre persone che genere di esperienze sentono? Sentono di morire, sentono che vengono picchiate, si sentono male, ma di colpo stanno. Vogliono capire se tutti quanti hanno lo stesso o hanno avuto anche altre forme. Allora, volete spiegare voi i vari tipi di forme, dal minimo al massimo dell'attacco? Anche malattie indotte creano. Allora, mo inizio io e dopo passo la parola alle altre persone. Allora, il sistema inizia così. All'inizio si incominciano a sentire solamente dei leggeri suoni dentro casa, degli acufeni, e la notte si incominciano a fare degli incubi che sembrano realtà virtuale. Quello è l'inizio del sistema. Alcune persone incominciano piano piano a svegliarsi e incominciano a capire che praticamente succede qualcosa di anomalo. Il passaggio successivo, quando noi ci svegliamo, loro ci devono far perdere la credibilità. Non dobbiamo essere più credibili. Che cosa fanno? Ci mettono suoni diretti nella testa, vibrazioni sul corpo, attacchi fisici e psicologici e incominciano a farci sentire le voci. Che cosa succede? Come io sento le voci o incomincio ad avere questi disturbi, vado dal dottore oppure dico ai parenti: guarda, mi sta succedendo questo. Lì è un grosso errore, però purtroppo noi lo dobbiamo fare, perché avvisiamo anche i nostri parenti, perché molte di queste vittime sono praticamente spaesate, dicono: Dio, ma chi è che ci attacca con questa tecnologia? Ma chi è che ci parla in testa? E da lì loro ci incominciano a creare determinate patologie continue per far perdere la nostra credibilità. Io ho fatto oltre 100 testimonianze, cioè ho preso oltre 100 testimonianze delle varie vittime e l'abbiamo pubblicato. Io ho anche altre testimonianze, pure di un militare, che mi ha detto per adesso di non pubblicarle queste cose. Lui è andato a fare una missione all'estero, è andato all'estero, ha fatto la missione, stava benissimo, è ritornato in Italia. Dopo una settimana che è ritornato in Italia, ha incominciato a sentire nella testa una persona che gli parlava e gli diceva: devi stare tranquillo, non ti vogliamo fare niente, siamo degli amici, siamo tuoi colleghi. E lui ha incominciato a credere che erano veramente i suoi colleghi. Allora lui cercava di capire se quelle voci corrispondevano alla voce di qualcuno che lui conosceva, e da lì lui ha incominciato a fare una sorta di indagine, cioè a capire chi lo stava spiando, chi lo stava controllando, oppure se lui aveva capito qualcosa quando stava in missione. Ma ha detto: io non ho capito niente, cioè non c'era niente, era una missione di pace normale. È andato da alcuni suoi superiori, ha raccontato che gli parlavano in testa, i suoi superiori l'hanno mandato subito a fare una visita psichiatrica, immediatamente, e da lì è iniziato il suo calvario. Voci nella testa, attacchi, perché dicevano, le voci gli dicevano che lui non doveva parlare, non doveva dire di queste cose che gli stavano succedendo e che lui doveva stare tranquillo e non doveva fare niente. Lui si è ribellato, l'hanno rinchiuso in una clinica psichiatrica non so per quanto tempo, l'hanno attaccato da tutte le parti, l'hanno mandato via dai militari e ha detto: io non ho fatto niente. Dice: adesso che ho visto le sue interviste e testimonianze di tutte le persone che dicono tutte le stesse identiche cose e vengono attaccate con le stesse identiche tecnologie, allora ho preso coraggio e ho incominciato a parlare. Mi ha scritto la prima email, poi mi ha scritto la seconda email. Una cosa che è stato veramente bravo, lui ha detto: io ho seguito però le cose che lei mi ha detto, adesso vivo in campagna.
Dice: da quando vivo in campagna mi sono diminuiti i disturbi durante la notte, sto meglio, riesco a dormire, non ho più tutti i disturbi delle frequenze negative che avevo sul corpo, perché lui dentro casa staccava la corrente elettrica, perché le frequenze, si avvicinava con la testa vicino al contatore, sentiva proprio che gli parlavano in testa. Sono saltati due seri. Bruciano tutto con queste armi, come a Canedo di Caronia. Come a Canedo di Caronia, loro li attacchi con le armi ad energia diretta. Allora, a casa mia mi è successa questa cosa e c'ho ancora i fili, è andato a fuoco il contatore e poi mi sono saltati due steri, tutti i fili, le stufe mi saltano, ho comprato una stufa tempo fa, mi è saltata. Certo, perché purtroppo a me mi è successo, due televisori. Uno la prima settimana, uno la seconda settimana. Pensate che la prima settimana io sentivo proprio il campo elettromagnetico sul televisore anomalo. Dicevo, ma com'è possibile sto campo elettromagnetico? Sto campo elettromagnetico, insomma, parte il televisore. Dopo un po' parte pure quello lì che stava dall'altra parte del salone. Ho detto, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Com'è possibile che si stanno bruciando tutti questi dispositivi all'improvviso? Fatalità. Dopo qualche giorno si brucia anche la centralina della caldaia. Cosa? Proprio tempo fa a Capodanno ho fatto una registrazione normale con cellulare, infatti te la farò sentire. La cosa strana è che ancora non mi rendo conto che c'è proprio un segnale proprio che non si sa da dove viene, te lo voglio far sentire poi. Che infatti io mi sono scioccata perché dico, ma da dove è venuto sto suono che poi è sparito lentamente? Però da sicuro che non c'era niente di acceso, stavamo mangiando. E ti farò sentire questa cosa. Ma io voglio far parlare anche un'altra signora che sente anche lei dei suoni e sente come una radio che parte all'improvviso a una determinata ora, oltre a tutti gli attacchi che subisce. Sì, allora mi chiamo Eva, se qualcuno non conosce. Eva. Allora, io non ho per fortuna i problemi con parlare. Di voci non li sento, però sono molto sensibile e sono molto sensibilizzata ai suoni diversi. Sto combattendo contro un gruppo di paramilitari, cioè sono militari, loro tutti sono militari, comunque militanti in questo senso che sono pagati per il lavoro che fanno. Alcune volte recente, per me qui è un rumore tremendo perché io sono sensibilità così che praticamente mi si chiude orecchio destra dopo un'aggressione di mattina una volta, qualche mese fa. Credo che promotore di questi delinquenti proprio, che è ammirale della vostra marina militare, dico vostra perché io ho doppia cittadinanza, e allora quello venuto e mi ha fatto con una arma da suono vibrare il cervello, cioè è entratomi dentro proprio così che io non riuscivo, tutto giorno questo suono mi girava. Cioè, ma sono uscita anche mattina presto alle 6, diciamo, cioè subito dopo, no? Quando mi sono vestita, ho preso qualcosa su di me e sono uscita, non sapevo cosa fare perché vivo da sola, non sapevo a chi volgermi, chi chiamare. Allora da qualche tempo mi veniva questa rabbia a scrivere qualcosa, scrivere proprio sul muro, fare un graffito che sono militari, un holocaust o un'altra cosa. E ho scritto sulla piastrina 20 metri, 20 centimetri per 20 centimetri, ho una banda di, non mi ricordo bene, praticamente anche quando ho fotografato, fotografia sparita dal mio apparecchio, perché loro controllano il mio cellulare, che perciò anche non lo uso, non solo per elettrosensibilità che ho.
ma anche entrano nel computer, entrano anche nell'apparecchio che devo sempre memoria chiudere, proprio che non fanno, ma quando mi sono accorta lo faccio, però prima mi rubavano questo che fotografavo, perché mi sono messa a studiare la mia storia, come non trovavo nessuna corrispondenza positiva, in senso che mi negavano anche in famiglia che devo andare a psichiatra, devo fare questo altro. Comunque sospetto dal tempo, vedo che anche loro sono stati disturbati, però è fatto proprio così, che uno è contro altro anche stimolato. Cioè, non mi ricordo questo, volevo dire che ultimamente ho catturato alcune volte ripetitori, registrato ultimamente anche sul mio telefonino, l'ho usato proprio per quello, poi lo voglio fare anche, questa registrazione far vedere prima Emiliano, e poi credo che questo è proprio quello. Sì, è un ripetitore, però io non ho quelli solo, che per tutto giorno, cioè 24 ore per 24 sono 5 almeno computer a full accese, ma alcune provengono come condominio e da palazzine, allora uno viene da una palazzina qua. Tramite strada c'è un altro condominio, cioè dove pomeriggio si accende una luce fortissima, e questa luce comunque anche si riflette a una luce che deve fare luce a un negozio. Io gli ho chiesto chiudere questa perché mi disturba, entra tramite finestra. Invece il problema è quello che loro dai ripetitori veri, cioè da questi che fanno per cellulari, per altre cose, loro riflettono, e mi rifletto anche a casa. Cioè, io perciò a casa alcune volte ho sentito questo ta-ta-ta-ta-ta che ho fotografato. Comunque, combatto in modo mio, accendo radio a stazione AM e cerco. E se trovo, li metto così, che li sento e si nervosiscono proprio e chiedono chiudere. Cioè, questa è l'unica comunicazione, perché sono aggressiva da paura proprio. Allora, divento. Ascoltiamo questo rumore, vediamo se è lo stesso. Vabbè, tanto poi lo cancello, no? Dico così. Ragazzi! Questo esce, sì. Adesso ci fa sentire. Allora, io voglio dire a tutti quanti una cosa in anteprima. Un attimo d'ascolto. Allora, voglio dire a tutti quanti una cosa in anteprima. Siccome Incontro Caffè sta andando abbastanza bene, abbiamo uno spazio per fare la web TV. Quindi cercheremo di fare una volta al mese anche un programma televisivo che manderemo su YouTube, perché nel programma televisivo possiamo far vedere anche delle sperimentazioni, far vedere dei filmati e far vedere praticamente quello che noi stiamo facendo direttamente, cioè al pubblico, perché adesso loro ci ascoltano solamente, ma un indomani ci vedranno, quindi sarà una cosa molto importante. Chi è che voleva parlare? Volevi finire di continuare a dire la tua storia? Un attimo, Io ho grande disagio qua, perché per me è troppo noisy qua. Perciò anche non mi riesco a concentrare, però voglio trovare prima questa cosa e far vedere, va bene? A vedere, a sentire. Ok, adesso la signora cerca il rumore che ci vuole fare sentire. Nel frattempo ripasso il microfono ad Emiliano. Lei sta cercando, ok. Io posso raccontare tutto quello che vuole, però. Io voglio dire anche a tutte le persone che sono venute qua in questo nuovo Incontro Caffè, tutti quanti noi possiamo fare dei test anche a casa, oppure divulgare le nostre esperienze, perché
questo incontro caffè fa ascoltare la voce delle persone, la voce del popolo. Tra un po' con la web TV vedranno i test, le ricerche, le cose scientifiche, le testimonianze, i video, i filmati, e questa è una cosa molto importante. Siccome molte vittime mi hanno detto: io voglio venire a testimoniare in televisione, però non voglio essere vista, e abbiamo risolto pure questo problema con un separé in penombra. La persona potrà testimoniare senza avere nessun problema. Sentiamo adesso una registrazione delle frequenze. Se posso, allora volevo dire, sempre perché io sono per le soluzioni, già non mi vorrei ripetere. L'altra associazione che si è unita con il Centro Italiano Ricerche è Faciviltà, facilitare una nuova civiltà. Quindi Faciviltà parte dal presupposto che stiamo entrando in un nuovo paradigma, in un nuovo ciclo, eccetera, eccetera, e quindi raccoglie le soluzioni di nuovo paradigma. E una delle soluzioni di nuovo paradigma è non indulgere a raccontarsi i problemi. Quindi questi video che tu hai già online, che io ho visto che ci sono tutte le sperimentazioni, eccetera, ce li mandi e noi ci impegniamo a girare i video dicendo che ci sono le soluzioni, o che le stiamo studiando, che le stiamo sperimentando, se qualcuno vuole provarle, perché quello che conta è concentrarci su questo. Cosa devo dire? Mi hai fatto un gesto, ma... Hai portato quella polverina, quella che ci fai sentire sempre all'interno? L'argilla. No, è una cosa benefica, non è una cosa che crea problemi, No, devo essere sincera che ce l'ho in macchina, in verità. Questa è una cosa un po' particolare, che però io non ho idea di come si possa usare per questa problematica. La persona, no, perché ce l'ho in macchina, oggi c'ho solo questa. La potete anche toccare e sentire, chi è sensibile la sente. No, è un'argilla che si chiama Eira. E questa Eira Terme, tanto se sentirete la registrazione andrete sul sito Eira Terme, potrete acquistarla, telefonare, chiedere come possiamo usarla. Questo è vuoto, no, questo è un barattolino mio. Allora, c'è chi la sente così, chi è sensibile la sente. Però questa io personalmente non ho idea di come si possa usare, però sono sicura che può aiutare, forse tu lo sai come si può usare in questo caso, proprio non ho idea. Cioè, penso che sia perché pulisce il corpo, rinforza. Ah, possiamo farci dare dell'acqua. Se ci fai dare dell'acqua in bottiglia la possiamo bere. Ma se ci fai portare qualche bottiglia d'acqua, io si deve depositare, si beve. No, si beve la gilla. Sì, quella in forma 4-5 litri d'acqua. Allora, vogliamo parlare dei test che faremo dopo? No, vogliamo dire, intanto diciamolo. Allora, vi passo un attimo una persona che dopo faremo dei test. Allora, scusatemi se mi ripeto, perché... Eh? No, se mi ripeto su quello che avete detto, non su quello che ho detto io. Allora, ho visto qualcuno di voi che adopera il cellulare con della carta argentata per le frequenze. Vi posso dire che c'è ormai un prodotto che controlla e abbatte le frequenze del telefono e si sta certificando, cioè è fatta la sperimentazione, è fatto tutto, deve essere soltanto timbrato, come al solito la burocrazia e via dicendo.
È una sperimentazione che va avanti da circa 3 anni e ci si è arrivati, quindi si elimineranno senz'altro questi, diciamo, problemi che abbiamo tutti quanti, insomma, nell'accettare, nel dover subire queste frequenze. Altro discorso è quello che diceva la signora sulla piramide. Lei parlava di una piramide che ha... Le finestre a piramide. Una piramide su una nave. Sull'astronave ci sono le finestre fatte a piramide. Sì, allora, su questo diciamo, gli studi sulla piramide sono la piramide, diciamo, parliamo dei faraoni, quindi parliamo d'Egitto. Noi abbiamo studiato con un gruppo di medici che anche Elisabetta conosce e di tecnici, abbiamo studiato le frequenze emesse dalla piramide. Perché questo? Perché diciamo, la mummia del faraone in effetti è arrivata a noi per la conservazione che è prodotta dalle frequenze, sia dai fotoni, quindi dalla parte della luce, e sia dalle frequenze gravitazionali. Questo sta su internet, sta dappertutto. Prego? Non la sento. Diciamo che la frequenza di base nasce dall'onda gravitazionale che passa attraverso l'acqua, perché sotto le piramidi è pieno d'acqua, quindi esatto, c'è l'angolo in cui è posizionata, c'è il lato. Sì, però perché le finestre e non, diciamo, non rotonde, no rettangolari, e proprio le piramidi? Perché? Perché è una frequenza. E la piramide perché? Perché gli angoli di riflesso che ha soprattutto dalla stella Sirio acquisiscono le frequenze in modo maggiore. Noi abbiamo fatto una piramide in Italia, a Reggio Emilia, per un'azienda di erboristeria. Abbiamo fatto una piramide per un'azienda di erboristeria, produzione di erboristeria, quindi erbe, chiaramente le erbe che fanno? Dopo essere tagliate possono mantenersi per un po', poi dopo o le mette in frigo o le surgela oppure fa una prima lavorazione. Per mantenere invece lo stato, diciamo, di massima attività, quindi il momento in cui vengono tagliate, perché la fioritura e la maturazione della pianta, vengono messe dentro sotto la piramide. Questo fa sì che la parte che va in putrefazione, cioè dove è il taglio, si blocca e quindi si mantiene. La frequenza espressa da questa piramide sta qua. Eccola lì, è quella cosa di metallo? Basta tenerla sua mano. La sente? Non la sente. Ve la faccio provare anche in un altro modo. Allora, questa, il lato più chiaro, vedete, è diverso. Quindi questo più lucido nel palmo della mano, in questo modo, e prova a sentire. Solo provare alla ragazza, così? No, questa è lo stesso, è caricata con la stessa frequenza. In effetti questi sono, è una concentrazione di fotoni. Non serve. Guardi, noi abbiamo fatto chiaramente delle sperimentazioni anche sulle persone. Che cosa si ottiene? Entrando nella piramide uno si sente... Allora, stavo dicendo, se riusciamo...
Noi abbiamo fatto anche sperimentazione sulle persone dentro la piramide. Quando si entra dentro la piramide si sente che c'è un'attività diversa. Tanto è vero, sui pilastri, perché sulla base ci sono dei pilastri e poi c'è la piramide è nata per il pilastro consente che era lo strumento di comunicazione aperta. Però nel costruirla chiaramente ci sono delle fondamenta d'acciaio, no? La parte bassa ci sono dei pilastri d'acciaio. C'è tutta la camera con i metalli, c'è il sistema è complesso, insomma, non è facile. Sui pilastri, se io appoggio un filo di rame scoperto e dall'altra parte ho un puntale laser, il puntale si accende e emette le frequenze. Quindi questa è l'energia che, diciamo, si acquisisce immediatamente perché è all'interno. Allora, se posso permettermi di interrompere, io tanto adesso questa è per cominciare. Queste informazioni sono per cominciare a dare qualche soluzione. Ho chiesto a delle persone, quelle di cui vi parlavo, delle soluzioni. Questa signora che ci dà delle soluzioni musicali mi ha mandato dei audio per WhatsApp, quindi mi darete il vostro numero e ve le passo. Uno è una relaxing sitar, il sitar, quella cosa indiana. Ciao Francesco. Quello strumento indiano, il sitar, aiuta a disattivare questo. E poi c'è le campane tibetane, vedi che la Tiziana aveva ragione. E campane tibetane con acqua, suoni rilassanti, le immagini usano suoni complessi che attendono le onde malefiche imprevedibili. E poi ho chiesto ad un'altra persona esperta di radionica, che è la presidente della radionica italiana, che le ho mandato l'audio suo di lui, ha detto non lo so, fammi studiare la cosa. Quindi stiamo andando verso la soluzione. Adesso io vi pregherò tutti di concentrarvi sulla soluzione e non indulgere nei problemi. Adesso la trasmissione non so se continua perché Emiliano è sparito e ognuno parla per conto suo. Tieni Emiliano. Allora, vogliamo registrare un attimo una cosa importante. Allora, vogliamo dire adesso una cosa importante perché è arrivato il presidente dell'Associazione Centro Italiano Ricerche che l'altro giorno insieme siamo andati praticamente nello studio degli avvocati per parlare praticamente di trovare delle soluzioni attraverso dei legali per poter fare una denuncia collettiva e parlare di questi argomenti e cercare di trovare delle soluzioni anche a livello difesa, diciamo una difesa a livello giudiziario, cioè a livello di fare una denuncia cautelativa per quello che stiamo subendo e per gli attacchi o perché queste frequenze ci potrebbero creare anche disturbi e gravi patologie. Allora, con Francesco, quando ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato con piccoli convegni, con collaborazioni. Adesso siamo diventati un gruppo molto unito e stiamo cercando di aiutare anche legalmente le vittime. Adesso lascio un attimo la parola a Francesco Passeretti che vi dirà questa unione tra vittime del controllo neurale e il Centro Italiano Ricerche. Trend Union. Buonasera a tutti comunque, Francesco, buonasera. Semplicemente Francesco. Quello che ha detto Emiliano è profondamente giusto e probabilmente, se riesce a fare in tempo, uno degli avvocati verrà, Emanuele. Ah, quindi verrà uno degli avvocati? Non lo sa, perché c'ha il compleanno del papà che compie 65 anni e se riesce a liberarsi, eh? Io non lo volevo dire, però. Anche il tuo? Purtroppo. Auguri! Quindi offri a tutti la pericena? No, dopo. Stasera. Auguri allora. Grazie a tutti. Niente, vabbè, comunque siamo stati allo studio dell'avvocato. Quando era? Venerdì o giovedì ci siamo stati? Venerdì. E abbiamo concluso un accordo di massima molto importante
la piena collaborazione dello studio Fierimonte e Formigoni, dico anche i nomi tra le altre cose, che sta dietro la Rinascente a Corso Italia. Hanno dato piena collaborazione, ovviamente non ci sarà costi da affrontare per i meno abbienti, cioè chi non ha la possibilità di poter pagare una parcella, seppur minima, perché abbiamo raggiunto un accordo molto molto con compensi molto molto bassi per tutti. Allora, questo riguarda non soltanto le vittime del controllo mentale, ma riguarda tutta l'associazione Centro Italiano di Cerchi. Quindi qualsiasi esponente del Centro Italiano di Cerchi, che tu Luisa mi ha dato un'idea molto buona, quindi soci ordinari, soci sostenitori e soci simpatizzanti, dividiamo in tre zone. Soci bisognosi. Ci devo salutare, è stato un piacere. Sono contenta di vedere Isabella. Io vi voglio invitare su a Monte Santa Maria, nella mia stalla antica dove è comparso l'alieno, e vi invito tutto a mie spese e vi offro anche da mangiare per fare una conferenza. Cari amici, avete appena ascoltato il primo evento Incontro Caffè Radio TV Web, ovviamente creato da me, Emiliano Babilonia, e vi voglio invitare ogni mese un incontro radio TV Web, Incontro Caffè, insieme ad ospiti, ricercatori, vittime, testimoni. E la cosa essenziale è dare la voce al popolo, dare la voce alle vittime del controllo neurale, dare la voce a chi vuole ascoltare, stare un giorno insieme a noi, parlare, divulgare tutto quello che è occulto, tutto quello che è una forma di controllo, tutto quello che è una forma di schiavitù. Emiliano Babilonia vi invita ogni mese a Incontro Caffè Radio TV Web.